Allora, senti Sandro, parlavamo di tutti i lavori fatti all'interno del centro storico, no? Così facciamo un giro, andiamo giù davanti Palazzo Valdeschi, guardiamo i tuoi portabandiere e poi volevo passare alla tua vecchia bottega. Laggiù? Così gliela facciamo vedere prima di andare alla zona artigianale, stavi dentro il paese, no? Allora, questi ci sono i portabandiere e anche i portaluci che Sì, sono fatti questi, da te. non Questo i lampioni, eh. No, no, i portaluci. Questo è tutto ferro Sì, battuto. è un bullone. Questi Quando erano fatti con sistema, li ho ripresi da uno vecchio, che si abbassavano per accendere il lume dentro, no? Una volta mi c'era la luce. Allora io ho messo una cordina dietro, l'allentavano e lui scendeva, lo accendevano e poi tiravano su e agganciavo la corda. Quelli andarono i portabandiera alla città della Pieve, a Chiusi, Chiusi Alto, che già c'era il pozzo, è buono. E gli senti, a me non ne piace nessuno, io fa così. Però adesso ti dici, certo, è fatto dalle catene per i palazzi, La catena sul Palazzo Valdeschi, quello lì, vanno da cima a fondo, sono aggiuntate e tutte sane, però non sono saldate, che saldate non si possono saldare. Andavano saldate col fuoco, ma io ho fatto degli anelli come il tiro del trattore e uno dentro così, poco uno spinotto e continuavo. Quindi è tutta smontabile. Sì, erano Ma come tutte l'avete montata, a Sandro? pezzi, l'abbiamo stesa tutta, l'abbiamo filata. Cioè tu l'hai fatta giù in bottega da solo? Certo, ho dovuto fare i ferri schiacciati, piegati con l'occhio, saldati, saldati elettrico naturalmente, però saldati tutto alla lunga così, non saldati per testa. E poi quando l'abbiamo messa su c'era l'ingegnere, non so chi era, se era la regione, volevo. Con martellino noi le tiravamo e lui le bussava. Quando a un certo punto ha detto basta, dovevano suonare come la corda della chitarra per essere tirate bene. Sì. Le Le montavano diversamente. bandiere? No, Le ah, i catene. tiranti, quelli sono interni, si vedono. Anche le piastre hanno scassato, come il muro era grosso, ha levato un pezzetto di muro così, ci hanno fatto la piastra di cemento e poi ci hanno messo le piastre quadrate. Queste le tiravano diversamente, ci sono tirate col bullone, le tiravano da una parte con la chiave, oppure le facevano con le zeppe, le mettevano interne, tutte sane, mettevano i tiranti, poi con la forgia le scaldavano all'interno, il ferro si stirava, mettevano la zeppina e poi col secchio dell'acqua la freddavano e E ritirava. ritiravano. Perché Sandro, qui c'erano tre botteghe all'interno del centro storico, metà del Novecento, primi del Novecento. Sono stati fino al 60, io sono del 63, ho smesso di lavorare qui e c'erano tutti e due. Ma lei ha imparato qui? Da Io sì, da questi qui? uno di questi che sono tutti morti. Quanto c'è stato lì a bottega? Io sono stato dal 53 dal 57 fino al 63. Era giovane nel 57, ha cominciato presto. 13 anni. Dopo sono andato a lavorare a Castiglione del Lago. Ci ho lavorato fino al 73, altri 10 anni. A Castiglione del Lago? La Piana. Poi dopo il 73 è tornato su e ha aperto qui? Sì, quando è morto Stantolini ho ripreso la sua attrezzatura. E ha cominciato qui, da solo. Sì, sempre da solo. Sono due ragazzi. Che fine hanno fatto poi? Uno ha imparato a fare qualcosa e poi si è messo a fare un altro lavoro, però gli serve sempre. Io. Ascolta Sandro, la bottega di Castelletti dov'era? Era qui. Era questa. Questa Questa qui. era. Ancora c'è i mattoni neri di fumo. Le grate delle finestre? Questa l'ho fatta io. Mi dissero quello che l'ha fatta, dice ma ce l'ha fatta uno del Ponte San Giovanni, erano fatte. Ma se le volevi fare, mi portavi il mazzo di ferro, te le preparavo, poi le portavi da quello e ci facevi mettere dei ricci fatti per bene, quindi non mi scandalo. Board, Questo è qua te.
le foglie. Ma questo il disegno l'ha fatto lei o gliel'ha commissionato? No, mi sono messo io, ho fatto il pezzo di ferro. Questo è ferro, ferro? Sì. E poi è trattato con che? Dopo l'hanno averniciato. È averniciato con la piombaggine, dopo l'hanno là. Ora ha fatto con la grafite. Piombaggine è una vernice a base di piombo, praticamente? Sì, ora quella non c'è più. È vietata? Vietata. Come il minio. Il minio? Neanche rosso. Ma neanche il minio c'era il piombo anche su quello. E adesso quindi si usano vernici? No, la cosa l'hanno. Dal piombo ci hanno messo l'alluminio, la grafite. La grafite che è? È la vecchia piombaggine. Voi non tenevate mascherine, niente? No, sì, facevi carichi di bagni con la mascherina. Quanto è piombo do Prato. Questa è la sua? Questa la curvatura è fatta a mano. Ferro battuto. E questa è il sotto. Dopo questo c'è l'ultimo. Ma lui ha fatto anche le spade, vero Sandro? Ah beh, quelle sono trappole. Questo è tutto su misura, vedi, l'ha incastrato. Ma questo l'ha battuto qui per farlo così no, preciso? No, no. Preso le misure? Certo. Come prosegue il giro? Questa è via dei Fabbri. Ah, questa è la via dei Fabbri. Come mai si chiama via dei Fabbri? Perché c'era qua. Ah, però c'era anche di là. Sì, ma aspettate che io lo so, ai vecchi tempi ce ne può essere stato più di uno. Ah, forse quello che mi ricordo io. Allora, di qui niente, questo c'era le stalletti, che ancora c'è il pavimento della stalla, ci teneva, perché c'era l'orto. Di qui c'era il fabbro, che c'era la porta questa e la porta questa. Vabbè, era spazioso qui. E questa, che c'era, questo era quale questa? Quella di legno, che era un pochino più piccolo, questo è più alto, ci tenevano gli attrezzi sopra. La porta al ferro era anche qui fuori? Sì, e la porta di ferro invece ci stava il maniscalco, che era il fratello. E loro dentro il paese facevano la ferratura degli animali, cioè queste botteghe che erano qui. Qui c'era il maniscalco, ancora ci sono le campanelle che ce le legavano. Queste c'erano di qui, c'erano davanti alle cantine dei Badeschi, dei Piavati, lì tu pazzo Badeschi l'hanno butte tutte, ma c'erano. Che quando arrivavano i contadini con il cavallo, con le bestie, con l'uva, col grano, con la roba del padrone, li appoggiavano lì. Qual è il percorso del ferro quando lei lo smonta? Diciamo, lo tiene un po', poi passa uno? Lo caricano, passano. Dopo, oggi va fin tutto in Cina, perché in Italia le fonderie non fanno più. Ma c'è una ditta specializzata che passa con uno scarrabile? Come funziona? A chiusi, c'è Menchicchi. L'autodemolitore, fa demolizione, ferro. Sfascia carrozze. Ma viene lui o sì, io no, porta lei? Venga anche lui. Ma ora se ne fa poco perché il lavoro c'è. Questo l'ho fatto io. Pozzo? L'acqua. Questo pozzo qui? Quello là. Quando? Quando ha fatto la pavimentazione, che anni fu? Tra fine anni 80. Pozzo e griglia. No, pozzo invece. No, dico l'arco e la griglia. L'arco e la griglia. Sì. Questo è pozzo tutto in pietra. Questo l'abbiamo scoperto per caso. L'abbiamo scoperto con lo scavatore, hanno tirato fuori questo buco, questo muro. E questo è pozzo. Apposta era la via del pozzo di qui. Ma sopra che c'era prima? Con che era coperto? Niente, c'era l'asfalto sopra. Ma ci hanno messo una pietra? Niente, la piena di terra. Tutto pieno? Tutto pieno. Quindi l'hanno risvuotato tutto? Tutto praticamente. Pieno. Cioè hanno rifatto il pozzo? Io sono andato su Alfonso e l'ho detto, andate giù, fermi tutti. Via. Le marco. Però ce ne sono rimasti 3 metri che col picchetto l'ho sentito in fondo. Ma con che l'hanno fatto? L'hanno riscavato a mano o con la macchina questa? No, a mano, è tutto calcinato, cenere, gli scarti dei. È un bilancio, c'erano i cuccitelli, dopo il pozzo ne. Ma l'acqua viene su da sola o è piovana? No. Però lo scavo non è stato fatto mica fino in fondo, adesso. Ce n'è rimasto un paio di metri, mi sembra, che non vollero smettere. Hanno ricostruito l'estetica. E poi ci hanno messo gli anelli, quindi ci sono gli anelli di ferro, mm-hmm, per tenerlo. Ah. Una calce con nessun con lo scarpello, non si bucava. Era tutto stuccato con la calce, chissà che roba era. Vedete? Come dicevo, le ferriate come le avevano messe,
dopo la levate e l'hanno buttata, siete disgraziati. Devono messe poco. Vedi i disegni sulla... erano tra la pietra degli stipiti, erano tagliate e ce le avevano infilate dentro, poi le avevano piombate quel piombo. Oggi due secondi qui e poi andiamo via, andiamo giù alla tua bottega, dai. Allora, questa era la bottega. Sandro verniciava appoggiato qui, qui sotto ci sono le fonti. Di là sopra. Verniciava. Di no. verniciavi, ma mica non c'erano le leggi adesso. Adesso si dice, ammazza. Quando c'ero di qui io ogni tanto piegavo la scopa, la pulita, quando c'era lo spazzino. Sì, e faceva lei, eh? Ti fai disegni, Sandro? No, ma io quando c'è una mensa, una cosa, la invento. Ma quando devi fare un cancello? Tipo quando va Un cancello uguale, io non ho mai fatto col disegno. Mai fatto un progetto disegno? E gli appunti dove li prende? Appunti. Pezzo di carta con le misure? Disegno, no. Quando ho preso la misura. Una volta quel famoso Oriano mi disse, ma io voglio sapere, voglio fare le foto per vedere come, io già so come viene. Viene bene. Ce l'ha in testa. Senti Sandro, ma e qualche ragazzo che è venuto a imparare? Ce n'è avuto Boldrò, Lontani e basta. E quello dopo è stato un po' a lavorare per dall'altro fabbro e si è messo a lavorare da sé. Faceva il legname, il contadino, ha fatto i camici. Non sei bravo te, non c'è voglia di insegnare o. Gli trovi. Non c'hanno voglia. Gli trovi, bambino. Ma perché è faticoso? Uno, ma se tuo figlio ti dice io voglio fare il fabbro, beh i meni, noi vuoi fare il fabbro, cioè, queste mammine, ma sei matto cocco?